Si tratta di uno o più denti artificiali, quindi una singola corona o un ponte che viene fissato in bocca ai denti naturali o eventualmente agli impianti. La zirconia è attualmente lo stato dell'arte nei materiali per costruire denti fissi. Infatti, unisce una resistenza straordinaria a delle eccezionali doti estetiche. I ponti e le corone tradizionali devono sempre avere una struttura interna in metallo per essere resistenti. Quindi, a livello estetico, risultano inevitabilmente opachi e con un bordo scuro spesso visibile. Nel laboratorio odontotecnico viene fatta una progettazione computerizzata partendo dal modello del dente o dell'impianto. Quindi una macchina fresatrice realizza il dente in zirconia partendo da un blocco durissimo di questo materiale. Ad oggi si tratta del materiale più duro e resistente che sia disponibile per realizzare ponti e corone. Sicuramente la realizzazione di corone e ponti in zirconia è un procedimento costoso, non solo per il materiale, ma anche per i complessi macchinari che questa richiede. La velocità di progettazione e lavorazione, unita alla standardizzazione dei procedimenti per eliminare i margini di errore, però ci consentono di proporre i lavori in zirconia allo stesso prezzo di quelli tradizionali in ceramica o in metallo.